Kiss, la band preferita da Brian, mio figlio. Ciao Brian. Ciao Pino, sono Giulia, ho 17 anni e ti scrivo da Parigi. Ascoltami, ti consiglio delle band, gli Arcona e i Corchi Plani, ti piaceranno. Corchi Plani ci ho suonato insieme, riconosco, ci ho suonato insieme al Total Metal Festival a Bari. E sono venuti e hanno voluto farsi una foto con me, grandi, veramente grandi. Oh Jack! Ciao Pino, perché non ci parli un po' di Lemmy e della tua amicizia con lui? Un abbraccio, Totò. Ma le uniche cose che posso dirvi di Lemmy, io l'ho conosciuto nei camerini del Palasport di Bologna, la prima data del tour che abbiamo fatto con i Motorhead e i Twisted Sister nell'85-86, non mi ricordo più o meno. E l'ultima volta che l'ho visto, che ho suonato con lui a Milano, abbiamo suonato all'Ippodromo, è stato 2 anni fa, è uguale. In tutti questi anni che l'ho incontrato è rimasto sempre uguale, sempre fedele ai suoi sogni e a se stesso, e alla sua dignità e alla sua musica. Il capo, lui è il capo del rock and roll, lo è sempre stato e lo sarà per sempre. Jack. Ciao Pino, sono Andrea da Lecce, sono un bassista, amo il funk, il soul e l'R&B. Non amo però suonare rock, ma lo adoro ad ascoltare. Perché sai, stare sempre sulla stessa tonica per tutto il tempo mi rompe. Scusa la mia domanda tecnica, ma ho ragione? Secondo me ti sbagli. Io ti farei parlare con Jack addirittura, che è un bassista. Secondo me ti sbagli. Cosa ne pensi, Jack? Rock and roll forever, Pino. Però ognuno è libero di suonare. Sicuramente. No, anzi, suonate quello che vi piace, cantate quello che vi piace, siate liberi. Grande Pino, ti seguo sempre. Francesco. Grazie Francesco. Ciao Grande Pino, ti volevo chiedere, cosa ne pensi dei Negramaro? Secondo me appena usciti avevano idee e suoni interessanti. Adesso sono diventati monotoni, ascolti una canzone nuova e ti sembra quella prima. Secondo me i soldi, anche nel loro caso, hanno ammazzato la passione e le palle, e il cuore è andato perduto. Saluti il mister. Effettivamente loro sono stati quelli che hanno ridato dignità al pop con nei primi anni. Poi io sinceramente li ho persi un po'. Il problema secondo me è stato che Giuliano San Giorgi, il leader, l'hanno spremuto troppo, secondo me. Jack! Pino, cosa ne pensi dei Tool? Qual è la tua canzone preferita loro? Ragazzi, io non ho una canzone preferita. Io ancora oggi ascolto Anima, quell'album Anima, che non è un disco, è un capolavoro quell'album. Grandissimi. Li ho visti 2 volte dal vivo, veramente una grande band. Lui è veramente un folle, un leader, un grande, veramente. Jack, ci guardiamo Judas Priest, Living After the Midnight.